Stamani siamo con il sindaco di Zeri che vuole tenere la gestione del servizio idrico in questo piccolo paese. Giustamente lo appoggiamo perché in una situazione che va degenerando di giorno in giorno il servizio idrico va sempre più privatizzandosi. E questa insomma è la prospettiva in cui la politica sta spingendo, una politica completamente succube della finanza. Quindi per favorire interessi finanziari dei grandi capitali si cerca in tutti i modi di privatizzare. Quindi ben venga questa iniziativa del Comune di Zeri, questa presa di posizione, questa difesa del bene comune acqua, che noi speriamo in qualche modo divenga simbolo di azioni analoghe anche da parte degli altri comuni.